Eccoci di nuovo qui con Camilla Filippi at Fashion Chat and the City. Senti una cosa, Camilla, lo shopping lo fai prevalentemente da sola o con le amiche? Cosa preferisci fare? No, è sempre meglio con un'amica, nel Sì? senso, sì. Penso che a me capita al contrario, un'amica che mi porta nei negozi mi farebbe comprare qualsiasi cosa, quindi io quando mi invita evito assolutamente di farlo perché è una spesa enorme, non mi posso più No, permettere. credo nessuno qua se possa più permettere. No, io ho quella giusta, ho quella che mi fa sempre Ah, ecco. incazzare. E quindi controlla insomma quelle che sono le tue finanze in qualche modo. E invece volevo chiederti, regolarmente ti capita di acquistare online? Hai qualche sito di e-commerce a cui fai riferimento o preferisci sempre andare invece materialmente nei negozi per poter anche vedere e toccare i capi da vicino? No, sì, io ho bisogno di provarli perché ci sono delle cose che visivamente mi piacciono e poi indosso invece non mi funzionano. E quindi Sì. assolutamente io ancora nei negozi, sì, mi è capitato chiaramente di comprare su Yoox queste cose qui, però insomma poco. Le borse, gli Poco. accessori, ecco, quello posso farlo. Sì, perché non devi provarlo, insomma, Sì. assolutamente. Senti, invece, tornando a Roma, c'è qualche negozio che, non so, suggeriresti, di quelli che non fanno parte, diciamo, del percorso tradizionale dello shopping, quindi magari qualcosa, di meno noto, meno conosciuto, dove magari si possono fare anche degli affari, perché no? Mercatini anche, non necessariamente negozi, possono essere anche dei mercatini. Io devo essere onesta, compro. Tutto a Brescia, dalla signora Sì, Penelope. no, ma devi andarci perché c'è un Dov'è passo. che rimane? Cioè, ha un negozio o Sì, devi si andare chiama proprio su? Penelope, poi c'è la linea diciamo più giovane che si chiama Boys Loft, il negozio, ed è proprio. Cioè, tendenzialmente mi vesto lì, cioè è difficile che compro qualcosa a Roma. Adesso magari faccio torto a qualcuno, ma non mi viene in mente nulla di particolare. Beh, le chiederemo la sponsorizzazione del format, visto che è stata nominata così tanto. Tanto, sì. Esatto, no, ci fa solo piacere. Senti, invece volevo chiederti, ci sono degli amici del cinema che frequenti, cioè scusami, attori che frequenti fuori o invece tutti i tuoi amici non appartengono al mondo del cinema? No, 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 ho pochi amici che fanno il cinema, però ce li ho Quindi e. anche, ma fai, non so, tipo per esempio. Qualche nome, non so, Beh, di. sulle donne famose sono. C'è Giulia Michelini con la quale ho lavorato, Vittoria Puccini con la quale ho lavorato, Alba Rohrwacher con la quale non ho lavorato, ma siamo molto amiche, insomma. Capirà magari prima o poi. Sì, ce l'auguriamo sempre ogni volta, però questo sì. Insomma, io non sto tanto a vedere quello che fanno. Chiaramente, Sì, facendo certo. questo lavoro è più facile incontrarsi tra di noi, però Motivi di lavoro. sono veramente delle persone, degli esseri umani meravigliosi, questo fa la differenza. Sì, mi piace tantissimo il tuo divano alle tue spalle, Grazie. è molto cool. Cool è anche bifoderato, nel senso che di Ah sì, lo puoi continuo. girare fuori. Passi Ah. un giorno, cambi idea. Ti stanchi, fai. Fantastico, Ho delle foto fantastico, lo voglio, lo voglio. in questo invece ce l'ho. Io ho un negozio di arredamento a Roma che si chiama Retro Bottega e sta a Via Giulia. Adesso il numero civico non me lo ricordo, ma hanno anche chiaramente uno spazio su Facebook, forse anche un sito. Loro prendono cose vecchie e le rivisitano. E Sì. fanno delle cose meravigliose e dentro questo negozio c'è anche un architetto che si chiama Silvaggia Ricciardi che mi ha dato la dritta per fare. È fantastica questa cosa. Allora facciamo così, rimaniamo alla terza parte e poi parliamo ancora un po' di design e di arredamento, visto che mi sembra che sia un argomento che ti Sì, piace. Ci vediamo ok. fra qualche minuto. Grazie. Grazie.